Ehi, Anna! Anna, dove sei? Oh, sei in casa? Arrivo, arrivo, fammi entrare. No, fuori. Come no? Non ci entri in casa mia, no, la mia casetta e tu stai fuori. Ma come io sto fuori? Ma che cattiveria è mai questa, scusami? Così e che mi la mangerò mettiamo. Anche tutta torta. Ah, hai anche la torta? Perfetto, perfetto, tranquilla, goditela. Adesso te lo insegno io, te lo insegno. A non far entrare Lion dentro la tua casetta nuova. Tieni, prenditi questi batteri che ti mangiano. Oddio, la casa. No, la mia casa, no, fermalo. Così impari a non farmi entrare in casa. La mia casa. E adesso non hai né più una casa, e nemmeno io. Quindi possiamo andare a vivere insieme da qualche altra parte. Vuoi? Mia casa. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati nella serie del laboratorio delle mod di Lion. Siamo ritornati insieme a me. C'è al solito la mia amica, nonché fidanzata, Anna. Ciao, siamo ritornati nella serie. E quest'oggi abbiamo a che fare con una delle mod più pericolose che il genere umano abbia mai inventato. La mod di oggi si tratta della mod dei batteri, dei virus, degli microorganismi pericolosi che causano la morte. Ma non solo, perché in questo caso potremmo utilizzarli per compiere delle azioni che, ragazzi, sono sicuro che vi piaceranno anche di molto. Perché possiamo usare questi batteri per rendere il mondo un posto migliore. Ma aspettate, date tempo al tempo, perché a breve vi farò vedere tutto quello che c'è in questa mod. Vedete qua davanti a me ci stanno diversi oggetti. Tra poco vi spiegherò come funzionano. La prima cosa che uno deve fare quando vuole utilizzare questa mod dei batteri, sia per distruggere la casa dei suoi amici, come ho fatto io, sia per sostituire i blocchi del suo mondo con altri blocchi e quindi magari creare qualcosa di meraviglioso, è trovare delle spugne. In questa mod le spugne si trovano in concomitanza, in circostanza dei fiumi, ma si possono anche creare con una crafting recipe, appunto, che la mod inserisce. Una volta che uno ha delle spugne, con queste spugne può craftare la muffa, semplicemente mettendola insieme. Vedete, questo blocco qua è muffa, è una spugna praticamente. Se vedete da vicino si nota anche un po' che è una spugna, però è ammuffita, schifo. Avete presente quando prendete una spugna, vi lavate tutti, no? E poi la lasciate, magari la dimenticate nell'angolo del bagno per quei 6-7 mesi buoni? E Anna, ti è mai successo? Schifo. Che schifo! No. Il vostro schifo, che vi siete lavati perché uno è sporco, no? Quando si fa il bagno, lo schifo fermenta e diventa muffa, e la spugna diventerebbe così. Quindi praticamente questo è quello che succede. Tu prendi una spugna, ti fai il bagno, ti lavi, esce e diventa così. E una volta che tu hai questa spugna tutta muffosa, cosa devi fare? La devi far fermentare, perché i batteri, a noi ci servono proprio le colonie di batteri, che sono questo blocco viola. Per farle, per ottenerle, bisogna mettere la spugna dentro l'acquea finché non diventa di un colore più verde. Ora non so se questa qua è pronta, perché ci può volere tanto tempo, però credo che questa qua sia pronta, perché effettivamente è più verde. Una volta raccolta, ci darà i batteri. Questo qua, questo manipolo di schifo che tengo in mano in questo momento, trattasi di una... tipo una caccola putrida piena di batteri. Una porcheria è pratica. Un muffin lasciato a stagionare in terrazza per quei 10-15 anni, putrido, schifoso. Perfetto. Ora, con questo secchio di batteri, noi possiamo creare una colonia. Che è molto importante creare una colonia. A noi ci serve creare una colonia. E anche questa volta si crafta. È abbastanza semplice farlo. Questo ve lo faccio vedere perché è l'unica crafting recipe, probabilmente, che mi ricordo. Basta. Basta fare così. Vedete, abbiamo una colonia di batteri. Ora voi, ragazzi, vi starete domandando: ma Lion, che cosa mai servirà una colonia di batteri? Tu ci hai detto un sacco di cose, ma non ci hai detto niente. È perfetto, in questo momento vi volevo. Quindi io ed Anna adesso ci mettiamo il casco della nostra armatura antibatterica. Indossalo, che qua c'è sempre un pericolo pronto all'orizzonte quando si maneggia con questi microorganismi batterici logici. Mamma mia, una roba incredibile.
Come al solito però voi ragazzi dovete sostenere la serie delle mod. Se non l'avete ancora fatto, cosa stavate aspettando? A lasciare un pollice in su. Se no vi mando a casa una spugna tutta piena di batteri dopo che mi sono lavato, e ne ho tantissime. Allora, venite insieme a me. Questa struttura l'abbiamo costruita proprio per testare questa mod. È una struttura adatta a contenere i batteri. Questi blocchi sono gli unici che i batteri non possono mai attraversare, o almeno questo è quello che ci è stato detto. Questi blocchi invece che ci sono intorno sono dei bacterial jammer. Si tratta di dei blocchi particolari che mandano dei segnali che in teoria dovrebbero distruggere i batteri che si avvicinano, quindi impedendogli di diffondersi in tutto il mondo. In teoria dovrebbe essere così. Io come al solito ho sempre il presentimento che questo video, e vedrete se non avrò ragione, questo video finirà con il nostro mondo distrutto e disseminato di batteri, perché va sempre a finire così. Attenzione, camera di contenimento biohazard. Entriamo, Anna. Decontaminati, anzi contaminati, perché qua ci sono batteri. Allora, dobbiamo iniziare a fare un paio di prove. Come al solito però c'ho una domanda per voi ragazzi. Dato il presupposto che questa colonia di batteri, questa rossa, serve per rimpiazzare un blocco del nostro mondo, ovviamente con il quale il batterio entra a contatto, con qualsiasi altro blocco nell'immaginario di Minecraft, voi per che cosa lo utilizzereste? Cioè cosa vorreste rimpiazzare e con che cosa nel vostro mondo di Minecraft? Che so, magari i creeper con i maiali, oppure piuttosto, che so, i blocchi di pietra con quelli di quarzo? Scrivetemelo nei commenti, io ho un'idea, ce l'ho e ve la farò vedere a fine video. Anna, tu cosa rimpiazzeresti? Te. Hai distrutto Calva. Ops, Anna, ho tirato una pozione batterica. Il jammer, usa il jammer. Oh mio Dio. Ma allora non servivano un cacchio questi blocchi che dovevano bloccare i batteri? E che cazzo, ci hanno mangiato il laboratorio, ci hanno mangiato. Iniziamo bene. Ragazzi, ma non fa nulla, andiamo pure avanti così. Beh, però è una fregatura. Questi tizi che ci hanno venduto, quei rappresentanti di laboratori, Biohazard, che sono passati e ci hanno venduto questo laboratorio preassemblato, erano delle merde, perché hanno detto: "Ah, i blocchi questi qua sono proprio a prova di batterio, perfettamente a prova di batterio", hanno detto. "Non passerà neanche un batterio", e invece non era vero mai. Sono passati i batteri benissimo, anzi, sono proprio stati a loro agio, oserei dire. Comunque vada, iniziamo con il primo batterio. Funziona così: tu piazzi il batterio, no, la colonia di batteri, e poi devi dirgli che blocco dovrai, devi praticamente istruirlo, e devi spiegargli che blocco vuoi che lui mangi. Cioè, qual è il mio cibo, ti sta dicendo il batterio. Anna, fai la voce del batterio. Cibo, qual è il mio cibo? Che cazzo di batterio è mai questo? Vabbè, il batterio, mangia in questo caso la sabbia rossa, perché io voglio che mangi la sabbia rossa. Quindi diciamo che piazzo la sabbia rossa sopra di lui e poi lo avvio. Per avviare il batterio serve la redstone torch. Quindi 3, 2, 1, mangia. E vedete, lui mangia soltanto il blocco che io gli ho detto essere il suo cibo. Ma guarda che cosa sta succedendo. No, non è vero. Sta mangiando anche la pietra. No, no. Oh, perché l'hai spento? Ah no, non sei stata tu. Non sei. Ah, perché almeno un blocco funziona. Vedi, ha toccato i jammer, quei blocchi tutti puntinati con la varicella che sono lì fuori. Li ha toccati e quelli hanno spento la colonia. Però se non ci fossero stati, questa colonia sarebbe già diffusa in tutto il mondo. E il che già può essere una buona cosa che li abbiamo messi effettivamente. Ma ragazzi, non preoccupatevi, se arriviamo a 15.000 pollici in su, e so che ci arriviamo, io controllo telepaticamente, io vi distruggo tutto il mondo lo stesso alla fine dell'episodio. Comunque vada, andiamo avanti. C'è un'altra cosa che volevo fare, quindi andiamo qua sotto nel cratere che abbiamo appena scavato e utilizziamo, come ho detto all'inizio, il blocco che rimpiazza per fare quello che io vorrei. Beh, diciamo che io vorrei tantissimo che nel mio mondo ci fossero molte meno pietre e molti più diamanti. Vediamo se funziona. Ah! Sta funzionando, Anna, sta funzionando, diamanti. Guarda, i diamanti, la piaga dei diamanti, ragazzi, questa è la malattia più bella del mondo. Guarda quanti, guarda quanti diamanti, oh mio Dio, ci sono 1 miliardo di diamanti nel mondo. Oddio, è bellissimo, ragazzi, immaginate di avere sta roba nel mondo single player.
Oh mio Dio! La ricchezza totale! Mai più carestia di diamanti! Oh santo cielo! Ci sono diamanti, non ho un piccone! Oh, è vero! Se non rimane... ma il ferro rimane! Rimangono soltanto diamanti, il carbone, tutto quanto tranne la pietra! Bellissimo spettacolo! Ho creato un battere mangiacqua! Anna, guarda! Guarda! Oh, mio Dio. Quello che doveva sostituire l'acqua con la lava non ha funzionato, ragazzi! Aspetta! Non è vero che non ha funzionato! Anna, sta succedendo di tutto! Guarda, ha funzionato! Ci metteva un po' a partire, ma ha funzionato! Guarda qua, si sta spandendo! Oh mio Dio! Oh santo Dio! Il fiume di lava abbiamo creato, ragazzi! Questa cosa è epica! Voglio 20.000 pollici in su! Mio Dio! Guardate come continua ad andare! Continua... Aspettate, qua bisogna stopparlo prima che ci distrugga il mondo! Stoppa tutto! Stoppa tutto! Si è fermato? Si è fermato, sì. Sì. Ok, credo che si sia fermato. Madonna, ragazzi. Però bellissimo. Le possibilità con questa mod sono infinite. Ok, ragazzi, qua ho preparato qualcosa che vorrà dire la fine di questo mondo, probabilmente. Allora, questi batteri mangeranno la terra. Questi altri mangeranno la pietra. E del nostro mondo non dovrebbe rimanere assolutamente niente. Vediamo un po'. Ah, ma quelli che mangiano la pietra non riescono ad arrivarci, mi sa. Oh, aspetta. Diamogli il tempo. Ecco qua. Vedete, ragazzi, sta partendo. L'infezione sta partendo. Guarda qua. Quelli della pietra forse stanno avendo un po' di difficoltà. Hanno bisogno di un po' d'aiuto, Anna. Glielo do subito. Sì. Ecco qua. Andate. Andate e mangiate. Mangiatevi tutto. Guardate che piaga. Che piaga. Sta distruggendo completamente il mondo. Penso che questa, ragazzi, si qualifichi tra le mod più distruttive che abbiamo mai visto. Forse non è la peggiore, ma è veramente, veramente distruttiva. Perché non esplode, non prende fuoco, ma si mangia tutto quello che c'è. È spettacolare. Guarda qua. Ragazzi, qua inizia anche a laggare il server in una maniera incredibile. Però vale decisamente la pena. Aspettiamo ancora, diamogli ancora qualche minuto, qualche secondo per divorare tutto. Per ora però io direi che possiamo chiudere qui il video. Prima che qua crashi il mondo oltretutto. Spero che vi siate divertiti. Mi raccomando, scrivetemi gli esperimenti che avreste fatto voi al posto mio. Lion e Anna vi auguro una buona giornata. Ricordate di lasciare un pollice in su per la serie delle mod. Madonna, guarda che casino però. Madonna. Out!